Ma mi pare giusto portare un pensiero che, dai, non vuole essere una risposta, però il dottor Carlo Tamanini, speciale di questa comunità, e come lui ci sono altre persone all'interno della comunità che sono conosciute, che portano il loro modo di vedere, sono di stimolo, e quindi mi pare giusto qualcosa dire. Innanzitutto ringrazio queste persone perché fanno sì che la nostra comunità sia vera, non è fatta semplicemente di numeri di persone, ma ci sono proprio delle persone che la caratterizzano e che hanno un'identità e danno identità alla città di Arco e a tutto il nostro territorio, che poi la città di Arco è la sommatoria di tre comuni, e quindi insomma quando vado nell'Oltresarca, che io vengo dall'Oltresarca, ci sono anche lì nella piazza, noi lo chiamiamo il piccolo consiglio comunale, come quando si va nel Romarzolo c'è una sua caratterizzazione. Sulla manutenzione della città posso dire che nel passato i numeri erano ben altri delle giardinerie comunali, degli operai comunali, credo che si viaggiasse sopra il doppio. Oggi i numeri sono minori, la città è grande, devo dire che qualità ce n'è, perché insomma, ricevo spesso da turisti apprezzamenti, persone che dicono, mandano anche mail, quindi quando qualcuno scrive vuol dire che si lavora bene. Le giardinerie comunali di Arco da sempre sono un vanto. Dall'altra parte prendiamo quelli che sono delle critiche come stimolo a far meglio, e quindi stiamo anche un po' riorganizzando quello che è il cantiere comunale, dandogli anche un metodo di lavoro. E quindi credo che, insomma, a fronte di personale inferiore non sia facile tenere e manutentare una città che è grande, che sono tanti chilometri di strade. Però insomma, su questo io lo prendo non come una critica, ma come facciamo meglio. E quindi col segretario comunale, con la nostra giunta, con il cantiere comunale, ci siamo presi questo impegno di provare un po' a ascoltare quelle che sono state le critiche del nostro speziale. Qualcosa l'abbiamo già risolto in questi giorni. E quindi ci si lavora. Voglio ringraziare un caso particolare di questi giorni, l'infano Bruno Zucchelli, altro personaggio della nostra comunità. Chiaramente lui è sull'infano, ha fatto una grossa critica su quello che erano le siepi non tagliate, però hanno fatto una bella cosa, si sono messi insieme, mi hanno mandato una lamentela, dall'altra parte hanno potato e hanno messo a posto. Quindi faccio anche un complimento a quei cittadini che fanno il loro pezzettino, questo è lo spirito di comunità. Però ringrazio e vi saluto, perché so che il vostro, il teleoperatore di questo momento, Fabio Galas, vi tiene informati, i suoi video girano nella nostra città, nella nostra comunità. Un caro saluto di nuovo.